Sono Valerio Novara. La serie TV più acclamata dalla critica internazionale negli ultimi mesi è stata molto probabilmente The Bear, che da qualche giorno è disponibile anche in Italia su Disney Plus. Ha 8 episodi, tutti brevi, ed è stata pubblicata originariamente sulla piattaforma degli Stati Uniti Hulu il 23 giugno, mettendoci un po' ad attirare tutte le attenzioni che alla fine ha attirato. Da allora è stata definita un'esperienza a metà fra un lungo e avvolgente abbraccio e un'aggressione dolorosissima. Una serie da assaporare, troppo bella per guardarla tutta di fila. Una serie straordinaria, non tanto per quello che racconta, ma per come lo fa. Allora, in sintesi, The Bear racconta la storia di Carmen, un giovane talentuosissimo chef di origini lontane, italiane, che dopo la morte del fratello maggiore Michael si ritrova a dover gestire la tavola calda di famiglia in un quartiere malfamato di Chicago. Il ristorante è in perdita e ci lavorano una serie di dipendenti demotivati e scettici dei cambiamenti, che vorrebbe portare Carmen, abituato a lavorare in ambienti molto più professionali, a fare qualcosa. I problemi che deve affrontare al ristorante rendono complicatissima la sua vita, già molto provato dal lutto di Michael e danni di violenze psicologiche e vessazioni nel suo ultimo posto di lavoro. Il titolo della serie richiama un orso che Carmen vede in un sogno, verosimilmente una metafora dei suoi molti problemi. The Bear parla di cibo e ristorazione, ma lo fa in un modo accessibile anche a chi non ha mai messo piede nella cucina di un ristorante, mostrando situazioni familiari soprattutto a chi è entrato da poco nel mercato del lavoro: orari dilatati, relazioni tossiche con i propri superiori, un generale soffocante senso di precarietà. La parola che più leggerete riguardo a questa serie è stressante. Ha scritto Carina Ciocano sul New York Times ed è spesso accompagnata da descrizioni del suo ambiente di lavoro come deprimente, tossico, violento. Sono dei complimenti. Nonostante i suoi occasionali successi, la serie mostra qualcosa di vero e in cui possiamo immedesimarci tutti quanti. Il cibo mantiene un ruolo centrale e per recitare nella serie i protagonisti hanno dovuto imparare a cucinare in maniera semiprofessionale. Una delle attrici, per esempio, ricorda di aver passato giorni e giorni ad affettare cipolle, le carote e peperoni, oltre ad aver ricevuto dalla produzione una decina di manuali di cucina da studiare. Per rendere poi in maniera più accurata possibile quello che avviene nella cucina di un ristorante, la produzione della serie aveva un'apposita consulente, la chef Courtney Storer, che al magazine Delish ha raccontato di avere voluto mostrare l'aspetto fisico di una cucina: la gente che trasporta cose in giro, carica i carrelli. Lo vedi anche dal ritmo della serie, ma anche dal volume dei suoni, dalla forma delle cose. C'è sempre qualcuno che rosola, affetta o si china per afferrare un oggetto. L'estetica della serie è molto lontana da quella patinata e un po' eterea di prodotti come Chef Table, che è un'altra serie di grande successo di Netflix che racconta filosofia e metodo di lavoro di chef famosi e rispettati. Abbiamo visto parecchi film che parlano dei problemi degli chef di alta cucina, come Chef o Il sapore del successo con Bradley Cooper, ma in pochi hanno avuto il coraggio di mostrare la realtà cruda e caotica del ristorante squattrinato all'angolo della strada, ha scritto poi la critica culinaria McCarthy Sweeter, uno dei siti di news più rispettati che si occupa di ristorazione. Da quando è uscito The Bear, le tavole calde di Chicago, che più assomigliano a quelle mostrate nella serie, hanno raccontato di aumenti nelle vendite soprattutto dell'Italian Beef, un panino al roast beef condito con la giardiniera. E dall'uscita della serie, la tavola calda dove sono state girate le scene in esterno di The Bear ha più che triplicato le vendite dei suoi Italian Beef. Ad agosto, Goldbelly, un'azienda di consegne a domicilio attiva negli States, ha registrato un aumento del 30% delle vendite di panini Italian Beef rispetto al periodo precedente all'uscita della serie. Ma appunto, The Bear non è soltanto una serie su una tavola calda. Fra i suoi temi principali ci sono anche l'elaborazione del lutto, il suicidio, l'impatto della tossicodipendenza su familiari e amici della persona che ne soffre, la trasformazione urbana dei quartieri popolari, la difficoltà di emergere in alcuni settori lavorativi per chi appartiene a una minoranza etnica. Si ride anche, a volte, uno degli episodi più leggeri è ambientato durante una festa per bambini in cui una confezione di ansiolitici finisce in un boccone di succo d'arancia.
Francia. In una scena piuttosto memorabile, incredibilmente poco violenta, uno dei personaggi principali riceve una coltellata nel sedere. In un altro episodio esplode letteralmente un water. Le risate degli spettatori però durano poco. La tavola calda di Carmen è in condizioni economiche talmente precarie che non può permettersi di chiudere nemmeno per un giorno, e ad ogni nuovo guaio il suo gestore deve inventarsi modi acrobatici di risolverlo o aggirarlo nel minor tempo possibile. Critici e spettatori hanno apprezzato anche gli aspetti formali di The Bear, un ritmo molto serrato che segue il lavoro della cucina, del locale di Carmen, così come i dialoghi ben scritti e la tridimensionalità dei personaggi secondari. Fra di loro risaltano soprattutto Sidney Adamu, una chef afroamericana ambiziosa ma inesperta a cui Carmen sceglie di delegare un pezzo del suo lavoro, Richard Gerimovic, miglior amico di Michael, nonché volgarissimo tuttofare della tavola calda di Carmen, e Tina, una dipendente ispanica di mezza età molto scettica di Carmen e dei suoi metodi. Gran parte di The Bear si regge comunque sul personaggio di Carmen interpretato da Jeremy Allen White. Carmen funziona, hanno notato diversi critici, anche perché è costruito al contrario di certi noti chef televisivi. Parla poco, ha una personalità sensibile e poco ingombrante e non passa le giornate a maltrattare i suoi dipendenti. Finora White era noto soprattutto per far parte del cast di Shameless, una serie incentrata su una famiglia problematica di Chicago di successo negli Stati Uniti, ma quasi sconosciuta in Italia. The Bear è uscito troppo tardi per essere premiato agli Emmy di quest'anno, ma si parla già del fatto che nella prossima edizione potrebbe ricevere moltissime nomination, compresa quella per White come miglior attore in una serie drammatica. The Bear è stata scritta, prodotta e quasi interamente diretta da Christopher Storer, che è cresciuto a Chicago ma lavora da 20 anni a Los Angeles, dove si è occupato a lungo di piccole produzioni stand-up e comedy. The Bear è di gran lunga il suo prodotto di maggior successo. Meno di 3 settimane dopo la sua uscita è stato rinnovato, pensate, per una seconda stagione che uscirà nel 2023. In questa lunga intervista a Esquire, Storer ha anticipato alcuni dei temi che proverà a sviluppare nella prossima stagione, oltre a qualche aneddoto su come è nata la serie. E se l'avete vista, scrivetemi cosa ne pensate nei commenti, e se non l'avete ancora vista vi consiglio di recuperarla su Disney Plus. E io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati su tutte le news che riguardano il mondo delle serie TV e dei film, e di mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e di seguirci su Instagram. Io vi saluto da Valerio Novara di Ciacchiazione, è tutto.